Amini smells of the wines. Do you have the smell? Most important to feel, to listen. Push! Almost there! Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere venuti. Grazie per la pausa, per la fiducia, perché ancora non abbiamo fatto nulla. Quarto d'ora era accademico, leggermente sforato, però vi garantisco che abbiamo lavorato duro per arrivare puntuali, ma come sempre poi qualcosa che non va c'è, e la differenza la fa chi lavora fino all'ultimo per provare a risolvere quello che non si è mai fatto. Learn, noi iniziamo sempre, chi già è venuto qui da qualche anno, con un video. Questo è un po' il video che vogliamo regalare ai ragazzi, che racconta un po' la loro storia. Ogni anno, ogni classe virtuale, siamo alla 15ª edizione. Quindi è un progetto che oramai ha tanto da raccontare, un progetto che ha sedimentato tanti risultati nel territorio e anche all'interno del gruppo Roccioli. Più di 300 persone sono passate per questo progetto, più di 30 sono passate per questa impresa. La cosa bella, tanti di questi ragazzi oggi sono all'interno dell'università, quindi hanno deciso, dopo questa esperienza, di proseguire nella formazione. Quindi dopo la scuola tecnica proseguire con l'università. Ogni tanto qualcuno ci torna a trovare, questo ci fa piacere. Questo vuol dire che è un progetto che probabilmente ha così un fascino, un qualcosa che aiuta i ragazzi a orientarsi verso il mondo del lavoro, e questo è uno degli obiettivi. Perché l'ERN? Perché ognuno di loro in questo periodo, è un progetto che è partito da gennaio, ma poi ve lo racconteranno loro, Si è messo in discussione, ha cominciato a lavorare su qualcosa che magari non aveva mai visto prima, e si sono sporcati le mani fino all'ultimo, si sono conosciuti. È una storia veramente bella, è una storia che per funzionare così come poi la vedrete oggi ha bisogno di un team che supporta questi ragazzi, perché da soli non si fa nulla. E il team ce l'abbiamo qua, per cui vi chiedo subito di fare un applauso ai tutor. Ragazzi sono quelli che ci mettono veramente l'anima fino all'ultimo per riportare poi oggi un risultato molto bello. Però la cosa altrettanto bella, che voi spesso non vedete, è chi dietro ha esperienza e ha voglia di trasferire questa esperienza. Ed è importante che anche loro, in questo caso, che ci hanno dato una grande mano, un grande supporto, ci farebbe piacere se un attimo raccontate velocemente cos'è stato per voi collaborare con questi ragazzi. Buonasera a tutti, sono Andrea Santi, questo è il secondo anno col piacere di fare da tutor per la parte informatica con l'ausilio di Simone, mio collega per ragazzi in classe virtuale, e quello che mi porto via da quest'anno sono due cose. Una, quella che mi porto via io come persona, come marchigiano, quello che mi piace di vedere come l'anno scorso, anche quest'anno, dei ragazzi con una bella luce negli occhi, che comunque, come diceva Fabrizio, lavorano fino all'ultimo, ci credono, si mettono in gioco, si mettono in discussione per un obiettivo complesso. Quello che l'altra cosa che mi porto via è, spero con consapevolezza, è la felicità di aver cercato di trasmettervi il meglio possibile quello che vuol dire lavorare in gruppo per un obiettivo challenge molto difficile, e con delle modalità che non hanno mai sperimentato fino a quando sono venuti qua. E cosa vuol dire quindi lavorare in team, quali sono le priorità, quali sono le difficoltà, come cercare di superarle, darsi delle priorità e cercare di avere trasmesso il più possibile quella che può essere una esperienza di lavoro, o soprattutto qui all'interno del gruppo Roccioli. Grazie. Buon
Buonasera a tutti, sono Simone Cosma, sono un informatico e sono stato molto felice di partecipare a questo progetto perché mi piace lavorare con i ragazzi e quindi volevo farlo e ho avuto la conferma nel verificare sul campo che sono pieni di curiosità. Vogliono imparare e quello che mi ha stupito è che sono riuscito anch'io a imparare qualcosa da loro. La cosa che mi rimarrà è quella di ragazzi che fondamentalmente vengono da scuole diverse, che non si conoscono ma si sono uniti insieme per affrontare il problema per trovare la soluzione e ce l'hanno fatta, hanno affrontato diversi problemi, quest'anno era particolarmente difficile, sfidante la prova, ma secondo me ce l'hanno fatta. Quindi in bocca al lupo ragazzi, mettetecela tutta. Buonasera a tutti, sono Marco Giammarini, progettazione elettronica. È il terzo anno che seguo i ragazzi e quest'anno avevo deciso di dar loro una sfida che per quanto riguarda ovviamente la parte elettronica anche studenti universitari spesso non hanno accettato e loro l'hanno accettata con molto entusiasmo, qualcuno più, qualcuno meno, ma devo dire che tutti quanti hanno lottato fino alla fine per provare a vincere questa sfida. E come è andata, sono veramente contento e orgoglioso di dove sono arrivati, quindi quello che mi porto via è sicuramente la loro determinazione e la voglia di fare nonostante il muro e la barriera che avevano davanti, quindi sono veramente contento di quello che hanno fatto. Buonasera a tutti, io sono Federico Leschi, progettazione meccanica. È il primo anno che ho avuto il piacere di seguire i ragazzi delle classi virtuali, non marchigiano né italiano ma belga, e ho avuto veramente un piacere perché ho visto una voglia in loro che veramente lo trasmettono e ti viene la voglia pure a te di farlo, perché loro ancora, io sono abbastanza giovane, però loro che sono più giovani non hanno ancora la mente limitata come ce l'abbiamo noi più grandi. I bambini sono molto più intelligenti di noi e poi crescendo che piano piano vediamo che in qualche modo c'è qualcosa che ci limita. Invece lavorando con i ragazzi giovani così, per me è stato veramente un piacere e penso che l'anno prossimo, se avrò il piacere, vorrei rifarlo assolutamente. Quindi soprattutto grazie ai ragazzi che ci avete messo tutta fino all'ultimo e spero che voi portate via quanto ho portato via io da questa esperienza. Grazie. Grazie davvero, ovviamente accomodatevi pure, risparmiate gli applausi per i ragazzi perché se li meriteranno, ve lo garantisco. Oltre a loro, vedete i volti, ci sono tante altre persone e sono qua sedute fra di voi, sempre del gruppo che hanno dato un grande supporto ai ragazzi. E un elemento l'abbiamo messo. L'altro elemento in questo progetto che è fondamentale è la scuola, perché non lo diamo per scontato, sono 15 anni che facciamo questo progetto, ma lo facciamo grazie alla scuola che ogni anno decide di darci questo tipo di opportunità, di collaborare con noi, e vi garantisco che per quanto riguarda tutto il supporto, poi anche per gli aspetti burocratici, senza i quattro tutor, che prego di alzarsi così li vedete in faccia e gli fate a loro sì un applauso forte. Senza di loro anche qua non si fa nulla. Possiamo preparare il progetto più bello, mettere tutto a disposizione, ma senza chi investe del tempo, spesso extra. Oggi si parla tanto di scuola, ma non parleremo di questo adesso, oggi parliamo dei ragazzi. E veramente vi ringrazio, non so mai che cosa dirvi di più, perché veramente per noi è fondamentale il supporto che ci date, è fondamentale il fatto che ci fate stare vicino ai ragazzi anche quando non sono qua da noi. Quindi grazie davvero per quello che avete fatto fino adesso e che speriamo e ci auguriamo di continuare a fare anche per il futuro. Dopodiché, finiti i ringraziamenti, come ogni anno, Damiano e Alessandro, venite pure.
hanno una maglietta diversa, perché? Perché loro sono quelli vecchi, stanno facendo quinto superiore, hanno l'esame, e sono i ragazzi che l'anno scorso hanno fatto classe virtuale e quest'anno avevano il piacere di essere qua per fare in bocca al lupo la nuova edizione. Da questo momento noi ce la facciamo finita qua, perché l'evento è loro, l'hanno organizzato loro, il lavoro, il risultato, le fatiche, i sacrifici che da gennaio ad oggi che cercheranno di trasmettervi dipendono dalla loro volontà di voler fare qualcosa in più. Quello che posso dire io in questo momento, già gliel'ho detto, glielo riracconterò domani quando ci vedremo a quattro occhi con ognuno di loro per fare un po' il punto sulla situazione, grazie, perché avendo partecipato alla prima edizione, ogni anno che la seguo, ormai dal 2010 che seguo questo progetto, per me è come tornare giovane, magro, e quindi mi fa sentire bene stare con voi, rimettermi in discussione, arrabbiarmi, sono un po' duro, lo sapete, delle volte un po' determinato su questo, ma lo faccio per voi, spero che tutto quello che poi ci siamo detti fra di noi vi possa tornare utile un domani nel vostro percorso di vita formativa, ma la vita è un tutto, è il lavoro, è la scuola, è la famiglia e sono tutte componenti importanti che poi determinano chi siete voi, quindi grazie mille per questo. Buonasera a tutti, io sono Alessandro, PM di classe virtuale dello scorso anno. Io sono Damiano De Angelis, ero il referente elettronico del gruppo di classe virtuale dell'anno scorso. Noi della classe virtuale 2014 abbiamo iniziato il percorso con delle lezioni e degli incontri in aula. Poi nelle tre settimane successive, alla fine della scuola, abbiamo deciso, perché l'idea l'abbiamo decisa noi cosa creare, abbiamo deciso di creare un vaso intelligente. Sì, proprio un vaso intelligente dotato al suo interno di sensori capaci di rilevare in formato digitale i valori di quelli che sono, diciamo, gli agenti fondamentali utili allo sviluppo e dunque alla vita di una pianta. E questi dati digitali poi venivano dunque elaborati e visualizzati su un sito web e la pianta era inoltre in grado di autoinnaffiarsi in base all'umidità del terreno che aveva. Dunque noi, nonostante gli immancabili inconvenienti che si presentano puntualmente fino all'ultimo minuto, siamo riusciti a fare una buona presentazione di quello che era il nostro prodotto finale e dunque lanciamo la sfida ai ragazzi classe virtuale 2015 e un grande in bocca al lupo a tutti quanti. Bene. Buonasera a tutti, io sono Alessandro Neri, sono il Project Manager di classe virtuale 2015. Io sono Samuele Cucchi, l'altro PM di classe virtuale 2015 e quest'anno siamo qui per presentarvi il progetto che abbiamo fatto quest'anno e buona visione. Volevo avvisarvi che da questo momento siamo in diretta streaming su YouTube, quindi buona fortuna. Volevo anche dirvi e volevo ringraziarvi per la vostra presenza qui oggi in aula, perché so che avete dedicato del tempo a noi e volevo ringraziarvi per questo. Poi niente, iniziamo. Vi parlo principalmente di chi siamo noi e da dove veniamo. Allora, noi siamo un gruppo di 30 ragazzi che proveniamo da 4 scuole differenti. Dal 2001 Classi Virtuale nasce con l'ITIS di Iesi, ma dal 2010, grazie anche a Fabrizio, le Classi Virtuale ha esteso, diciamo, la propria selezione fino dall'ITIS da Fabriano, fino a quello di Ancona e quello di San Severino. Quindi Classi Virtuale comprende 4 scuole, 4 ITIS e 4 istituti tecnici. Siamo 30 ragazzi selezionati e fidatevi, ancora oggi mi ricordo la faccia di Fabrizio la prima volta che l'ho visto nell'aula magna della mia scuola. Eravamo contentissimi tutti, saltavamo la lezione di matematica per andare a vedere Fabrizio, quindi è stata una grande soddisfazione per noi. Oltre a questo, inizialmente non ero molto contento di vedere Fabrizio, perché, diciamo, sapete, lunedì mattina è sempre un po' traumatico per tutti gli studenti. E niente, vedendo e sentendo parlare Fabrizio ho capito che cosa faceva il gruppo Roccioni e come interagiva con le altre persone. Quindi dopo la sua discussione su classe virtuale ho deciso di iscrivermi. Grazie al professor Barbini ho dato il mio nominativo e le mie mail e sono venuto a fare una selezione. La selezione l'abbiamo fatta proprio in questa stanza, in questa aula. Non era disposta così bene, c'erano dei tavolini e già Fabrizio ci aveva divisi in gruppi. Logicamente, sapete, era il primo, diciamo, colloquio di lavoro che noi andavamo
a fare, quindi eravamo molto tesi. E Fabrizio ci ha, diciamo, subito rasserenato. Qua ci ha consegnato dei moduli dove davanti c'era la nostra faccia e dovevamo inserire i nostri dati, ma appena abbiamo girato il primo foglio ci siamo accorti che c'erano delle domande su quello che Fabrizio aveva raccontato il giorno che è venuto a parlare nella nostra scuola. Subito un pochettino ci siamo spaventati, poi vedendo che le risposte erano una risposta multipla, un po' abbiamo detto dai sì, ce la possiamo fare. Successivamente Fabrizio ci ha divisi in gruppi e ci ha fatto lavorare su una scheda, su un foglio della protezione civile, e credo che questo l'abbia fatto per vedere come noi lavoriamo in gruppo, perché Classi Virtuali, fidatevi, è un team che nasce da 30 ragazzi tutti diversi, che hanno una storia diversa, e difatti vi volevo far vedere un video dove ognuno di noi dice che cos'è stata Classe Virtuale per lui dopo 3 settimane di stage qui. Per noi Classe Virtuale è un'esperienza fantastica, un'occasione per conoscere nuove persone e lavorare in gruppo, un'opportunità per entrare nel mondo del lavoro, ma soprattutto per imparare a lavorare in team, un impegno che vale la pena prendersi, un'opportunità per assumersi responsabilità e condividere le proprie idee, impegno, responsabilità, ma soprattutto divertimento, un'opportunità per imparare a stare all'interno di un'impresa e a lavorare in gruppo. Una bellissima esperienza, perché ho potuto conoscere nuove persone e imparare cose mai viste a scuola. Un'occasione per la propria formazione lavorativa. Un percorso formativo sotto ogni punto di vista. È una situazione per mettersi alla prova. Un'opportunità che mi ha permesso di approfondire le conoscenze acquisite a scuola. Una bella esperienza, un'occasione da cogliere al volo. Principalmente un'esperienza di collaborazione. Un'occasione di vedere dall'interno come funziona un'impresa. Riuscire a collaborare con gli altri e migliorare le nostre capacità tecniche. Un'opportunità per applicare ciò che ho studiato a scuola in un ambito lavorativo. Un progetto nel quale posso collaborare con persone con conoscenze e competenze diverse dalle mie. Un gruppo di ragazzi con la voglia di mettersi alla prova. Un modo per conoscere nuove persone e imparare cose nuove. Una chance unica per il presente, ma soprattutto per il futuro. Un'opportunità che la Loccioni danno ai ragazzi per entrare meglio nel mondo del lavoro e darsi a vicenda. Immaginare il futuro di ognuno di noi. Integrazione tra diversi pensieri. Un lavoro di gruppo. Impegno, responsabilità e possibilità di imparare cose nuove. Una grandissima opportunità per allargare i nostri orizzonti. Una buona opportunità per lavorare in team e crescere insieme. Collaborazione. La classe virtuale non è solo questo, oltre a saper lavorare in gruppo ci si mescolano migliaia di idee, e difatti grazie ai nostri tutor che appena siamo stati selezionati abbiamo fatto delle lezioni di formazione dove ci hanno aperto orizzonti su parecchie cose che non sapevamo, che purtroppo la scuola non ci insegna perché le difficoltà sono maggiori. Oltre a questo, il primo giorno appena abbiamo messo piede ci hanno detto come bisognava comportarci qui dentro, quindi l'educazione era la prima cosa che dovevamo rispettare, oltre a quello, come ho già detto prima, saper lavorare in un gruppo. Bene, il primo giorno, la prima ora, il primo secondo, appena siamo arrivati qui, ci hanno dato il nostro progetto, ci hanno detto quello che noi dovevamo andare a poi a progettare. Il progetto che ci hanno consegnato era quello di un'arnia didattica. Voi cosa direte? Un'arnia? Dove vivono le api? Beh, per chi non lo sa, so che lo sapete tutti, però lo ripeto, per chi non lo sa, le api sono degli insetti importantissimi per l'ecosistema e per la natura. Difatti, come disse Albert Einstein, senza ape l'uomo può sopravvivere solo 4 anni da quando l'ape è scomparsa. E quindi noi abbiamo deciso di catturare il focus didattico e mescolarlo con il focus delle api, quindi degli insetti. Ma poi, visto che a noi di classe virtuale non piace molto le cose semplici, perché abbiamo detto trasformiamo un'arte didattica in quella tecnologica, quindi abbiamo deciso di mescolare il focus del didattico con il focus tecnologico e abbiamo mescolato il tutto con il focus delle api, ed è per questo che nasce il TID. TID, T-I-D. Il TID è l'abbreviazione di Technologic Interactive Desk, consiste in una console formata da una base e dei pannelli che sono praticamente dei giochi. Per capirlo meglio si può pensare ad una PlayStation. Praticamente la PlayStation sarebbe la base e i CD che noi andiamo a inserire per giocarci equivalgono ai pannelli. Noi abbiamo individuato come nostri principali clienti che potrebbero giocare con questo TID i ragazzi delle elementari, perché comunque loro sono le persone più adatte per apprendere cose nuove. E quindi, oltre a ciò, noi abbiamo anche voluto abbiamo voluto fare in modo che questo TID fosse allargato verso altri orizzonti, quindi l'abbiamo reso open source in modo che anche altre persone potessero progettare il loro pannello
e ci mettessero dentro ciò che pensavano loro che potessero imparare i bambini. Quindi abbiamo creato tutto attorno una community facendo un sito e abbiamo anche fatto dei manuali in modo da far sì che anche le persone meno abili tecnicamente fossero in grado di per l'appunto fare questi progetti. Noi, tornando al discorso che aveva introdotto Alessandro sulle api, noi abbiamo integrato il TID con le api dividendolo in tre quadri. Abbiamo diviso, possiamo chiamarli step, le loro vite, le loro principali attività. La prima attività che fanno è ovviamente quella che nascono, infatti il primo quadro parla della nascita delle api, il secondo quadro parla della raccolta del polline e del nettare, il terzo quadro invece parla dell'impollinazione, uno step molto importante per la loro vita ma anche per la natura, perché comunque dopo l'impollinazione dei fiori nascono altri fiori, come ben sapete. Adesso che abbiamo visto bene come funziona il TID, passo la parola al mio collega Federico Carloni, che ci introducerà più tecnicamente come funziona il TID. Buonasera a tutti, sono Federico, il PE della classe virtuale di quest'anno, e praticamente per realizzare il progetto ci siamo divisi in team. Siamo partiti da un team base che si è preoccupato praticamente di costruire quella che sarà poi la struttura. Come secondo team abbiamo utilizzato un team del quadro standard, perché praticamente si è andato a occupare delle caratteristiche principali che avrebbe dovuto avere un quadro per poi essere adattato alla struttura. Poi abbiamo avuto anche altri tre team, team 1, team 2 e team 3, che si sono andati a occupare proprio dei veri e propri quadri, la loro vera e propria realizzazione. Io direi che è ora di provarlo, quindi dopo aver creato un'atmosfera scolastica io chiamerei Martina, la nostra insegnante. Eccola. Dov'è Martina? Ecco Martina. Che vi farà vedere come funziona il tutto. E nell'attesa che ti denti, invito alcuni alunni a giocare e a provare questo gioco, una versione rapida di questo gioco. E chiamerei qui, prego di mettersi in fila, il signor Enrico Loccioni. Trillini deve comprare il segno. Sì, deve provvedere. E Cuppini Patrizia. Proprio l'appello. Registro. Marcelli Giancarlo. Ugolini Elena e Sgriscia Stefania. Ok, adesso attendiamo l'arrivo del secondo pannello. Questo è il terzo. Senti la musica. Ecco il primo. Funziona. Sì, sì, e questo è il primo. Ok, questi sono i tre giochi con cui che andremo a posizionare sopra il TID. Però dobbiamo attendere l'entrata della vera PlayStation, della vera base. Come vedete, questo è il TID, anche se abbiamo un po' di problemi di organizzazione a montarlo e a posizionarlo bene nella struttura, cioè i tavolini che abbiamo posizionato. È stata una cosa un po' improvvisata e un po' fatta, ecco, subito, immediatamente, senza pensarci. Comunque vi lascio nelle mani, sperando che tutto funzioni e tutto venga messo in ordine, perché mi sembra che dei disordini ce n'è anche abbastanza, nelle mani della nostra insegnante Martina. Come potete vedere, l'abbiamo verniciati noi, abbiamo reso tutto, diciamo, il più presentabile possibile, il più bello e il più colorato, anche perché logicamente se il focus che abbiamo fatto è didattico e lo dobbiamo presentare ai bambini, la cosa che corre principalmente è la visione. Perché oltre all'udito bisogna avere anche un buon occhio, perché è quello che attrae principalmente un ragazzino e un bambino. Comunque, ecco, dovrebbe partire tutto. E niente. Ok, adesso possiamo far avvicinare i giocatori da questa parte. Ah.
siamo di fronte al SID. State guardando questo video, significa che state per giocare a Tinder. Ma che cos'è questo Tinder? Probabilmente molti di voi se lo staranno chiedendo. Altro non è che un gioco che vi permetterà di imparare nuove cose divertenti. Quella che avete davanti è infatti una console didattica e, a turno, potrete giocarci tutti quanti. I giochi che proverete sono tre e sono alternati da alcuni video come questo. Io vi accompagnerò dunque nel fantastico mondo delle api. Sarete il tutto e per tutto protagonisti. Quindi prestate particolare attenzione perché dovrete poi rispondere ad alcune domande. Buon divertimento! Ok, come avete visto non c'è solo l'italiano come lingua, ci sono altre due opzioni che sono inglese e tedesco. Allora, adesso per cominciare, lo schermo dice inserire il quadro numero 1, quindi... E qui dice inserire i nomi dei giocatori. Ok. Ok. Adesso posso dire il nome. Sì. Pare di tutti gli che mi piace così di aver portato il gioco di Stefano. Nuovo giocatore. Salvare. Prossimo. Mostro. Con questo gioco si può giocare dai 6 al massimo di 10 giocatori. Che dice signor Trementoni? Ce l'ha un po' di mercato questo gioco? Nuovo giocatore. Speriamo bene. Siamo i 5. Allora, chi si offre volontario per fare il sesto giocatore? Ok, adesso queste sono le larve e ci dice inserire le larve nelle celle per continuare. Ok, allora, le celle sono queste, come potete vedere, prendetene una. Logicamente le larve che abbiamo costruito e che abbiamo progettato dai nostri progettisti meccanici sono stati fatti con un programma che si chiama SolidWorks e l'abbiamo realizzate con la stampante 3D, una delle innovazioni diciamo degli ultimi 5 anni. Quella stessa cosa, le aprette, l'ape gigante che vedete e tutti i materiali bianchi che potete vedere sul quadro numero 3 e sul pannello numero 2, la pallina, e tutti diciamo questi ostacoli. Ora vi lascio a fare il gioco. Okay. Potete inserire in questi buchi, c'è gente, ok. Questo quadro simulerà la nascita delle api. E ora potete vedere. Le api sono piccoli insetti che producono miele. Esse svolgono tanti importantissimi compiti in natura, come ad esempio l'impollinazione dei fiori. Dall'impollinazione dei fiori nascono i frutti. Come noi esseri umani, si suddividono i compiti giornalieri in diversi ruoli. La pericina per tutta la vita si alimenta con pappa reale, per questo diventa notevolmente più grande delle altre api e senza di lei l'alveare non sopravviverebbe. La regina depone l'uovo in una cella. 3 giorni dopo essere stato deposto, l'uovo si schiude. La larva viene dapprima nutrita con la pappa reale, poi con un misto di polline e miele.
10 giorni dopo essere stata deposta, la larva ha completato la crescita e le api operaie chiudono la cella con la cera. 12 giorni dopo, dalla celletta esce una giovane ape, che ha già dimensioni e aspetto definitivi. Le api operaie sono i membri che portano avanti tutte le attività necessarie per la corretta sopravvivenza della colonia stessa. Il fupa è il maschio, nasce da nuovo non fecondato ed è di dimensioni più grandi di un'ape. Ok, queste sono le nozioni utili per rispondere alle prossime domande, ma nel frattempo qui sono nate le api. Venite a vedere e potete tirarle fuori. Cioè, logicamente i bambini comunque dovranno avere un pochettino più di enfasi, eh? Api, tutti felici. Ok, queste sono le api. E ora bisogna rispondere alle domande. Allora, qui è scritto tocca al giocatore Enrico. Prego. La risposta di sinistra dovrà essere premuta con questo tasto e quella di destra con quest'altro. Quindi, cosa depone la operaia nelle celle? Uova o miele? Miele. Doveva stare attento, signor Roccioni. Bisogna stare molto attenti quando vengono presentati i video, perché poi le domande vengono fatte proprio su questi video. Mi raccomando, eh. Ok, andiamo avanti. Okay. Ora il giocatore Giancarlo. L'ape esce dalla cella subito dopo che l'uovo si è schiuso, vero o falso? Aiuto dal pubblico. È sbagliato. Passiamo alla prossima domanda. Giocatore Patrizia. L'ape regina si alimenta con polline o pappa reale? Stiamo sbagliando. Pappa reale. Il quadro numero 1, nascita dell'api, è conclusa e passiamo al quadro numero 2. Come vi sembra il primo quadro? È bello, affascinante? Eh? Il secondo dovrebbe essere un pochettino più interattivo comunque, speriamo bene, ma... In cambio del nettare e l'attira verso i fiori, le api trasportano il polline di pianta in pianta. Giunte sul fiore, raccolgono il polline grazie ad attrezzi particolari di cui sono dotate nelle zampe posteriori. Con la peluria che le ricopre e grazie a spazzole composte da un pelo rigido che hanno sulle zampe posteriori, le operaie recuperano la polvere di polline ammassando le palline. Mi raccomando, attenti sui video, eh? Ok, allora adesso passiamo. Non sono partiti stando sincronizzati. Ora finisce. Allora, qui dobbiamo simulare la raccolta del polline e del nettare. Ora dobbiamo, come sempre, rispondere alle domande. Le spazzole composte da un pelo rigido sono sulle zampe anteriori. Giocatore io. Dove vero? È sbagliato. Ok, adesso cambiamo giocatore. Enrico. Cosa trasportano le api di pianta in pianta? Polline o nettare? Andiamo avanti. Le api sono dotate di particolari attrezzi nelle zampe. Il giocatore Giancarlo. Guarda, non potete capire quanto è bello per noi studenti vedere dei professori in tutte le zampe. Proprio è la prima volta che comandiamo noi amici. È finita l'ora purtroppo, però questa è una piccola
parte del gioco, se volete continuare dopo, provarlo, rimarrà qui. E quindi ora continuiamo con il resto dell'evento. Grazie. Bene, volevo fare qualche domanda al signor Clementoni, volevo dirle come gli è sembrato questo gioco, un po' di... ci dia delle dritte, insomma, su come possiamo anche migliorarlo. Buonasera a tutti. Dunque, innanzitutto complimenti, mi trovo in un ambiente che mi emoziona. Mi piacerebbe avere la maglietta nera piuttosto che la mia camicia bianca. E spero che magari, siccome ho un figlio che fa l'istituto tecnico, sa che magari nel futuro, almeno a lui glielo auguro. Complimenti ragazzi per tutto quello che avete fatto. Venendo qui al prodotto, avete toccato tutti i temi che possono toccare, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, i giochi educativi. Quindi prima l'informazione, quindi prendere l'attenzione del bambino, mettere alla prova la sua osservazione e la sua memoria, e poi metterlo alla prova con i vari quiz. I bambini avrebbero risposto forse un po' meglio di ma anch'io avrei dato una risposta sbagliata. Ho seguito i professori da dietro o la gente che ha partecipato e avevo sbagliato anch'io un paio di risposte, proprio perché magari non siamo così, non abbiamo questa abitudine di focalizzare la nostra attenzione su un qualcosa di preciso. I bambini sono più abituati o anche più snelli nella loro mente. Quindi avete toccato prima questo tema qui e poi è stato accennato prima. C'è l'attrattiva, no? Il bambino è attratto da colore e qui c'è un qualcosa che lo attrae come un personaggio, quindi è chiaro, è l'ape. E poi ci sono effetti sonori, effetti luminosi, eccetera, che il bambino... Quindi li avete presi tutti. Può essere un gioco, la prima domanda che mi hai fatto, può essere un gioco per il mercato? È un po' invadente, perché... però il concetto c'è, quindi non si sa mai. Comunque, congratulazioni. Grazie. Bene. Ora volevo ripetere una cosa, logicamente noi abbiamo lavorato molto grazie agli informatici sul sito web, abbiamo reso tutto open source come diceva prima il mio collega, scusate le tasse mi danno un po' di interferenze, e logicamente abbiamo lavorato molto sul focus open source ed è per questo che abbiamo riprodotto i video sia in italiano che in inglese, quindi tutto il mondo lo può ascoltare, lo può riprodurre. E logicamente, visto che avevamo un madrelingua tedesco, siamo riusciti a farla anche in tedesco. Oltre a questo, volevo ricordarvi una cosa, che classe virtuale, oltre a un impegno serio, bisogna avere molta determinazione e, come ho detto prima e non smetterò mai di ripeterlo, bisogna saper lavorare in gruppo, perché noi siamo un vero team e un vero gruppo e abbiamo imparato ad essere e a lavorare come un team grazie a Fabrizio, grazie a Tutor, ma soprattutto grazie a Enrico Loccioni. Oltre a questo volevo dirvi che classe virtuale non è solo impegno ed edizione, ma voglio farvi vedere un video in questione, a proposito, scusatemi, che vi fa vedere che classe virtuale non è solo impegno, ma è anche divertimento, è anche fare nuove relazioni, trovare nuovi amici, trovare nuove persone, nuovi ingegneri che ci possono dare una mano un domani, che possiamo comunque tenere dei contatti per gli studi, per l'università, per cercare lavoro, per tutto. E quindi niente, buona visione. Colgo l'occasione per ripetere che, come avete già visto, classe virtuale è anche divertimento. E mi scuso per i problemi tecnici, ma ahimè abbiamo avuto poco tempo, anche perché abbiamo finito di assemblare tutto, diciamo circa
un minuto prima della presentazione, quindi è stata una cosa very fast comunque. Buonasera a tutti, e la nostra storia non finisce qui, ma a novembre, quando presenteremo questo progetto a tutte le nostre scuole da dove proveniamo. E innanzitutto volevo ringraziare a voi qui presenti per il tempo che ci state dedicando e soprattutto ad Enrico Loccioni, che se nel 68 non avesse fondato questa impresa noi non saremmo potuti essere qui a raccontare questa bellissima storia, e preferirei un applauso a Enrico Loccioni. Tutto il gruppo Loccioni e tutti gli ingegneri tutor che ci hanno supportato in queste 3 settimane, che anche nonostante la nostra poca esperienza e i nostri errori sono stati lì a supportarci, a dirci che tutto andava bene e che tutto si risolveva, anche se poi non si sa se era vero. Poi ringrazio, manca un'altra persona da ringraziare, che è Fabrizio. E Fabrizio, un applauso. Dentro laboratori della Mercedes, della Volkswagen, della Ford in America negli ospedali e così via. Cioè, questo cosa significa? Come il percorso è lungo ma è talmente breve ed è fatto insieme. Cioè, il team si allarga, al team tra scuola e lavoro, il lavoro diventa l'occasione per far diventare no, conoscenza, competenza, ed è quella che ci viene pagata. Perciò gira questo. Perciò, prima anche voi no, lo acquisite e c'è meglio. I complimenti ovviamente vanno fatti soprattutto alla scuola e a chi vi segue, ma soprattutto anche a voi, perché siete voi i soggetti, no? In questo caso che comunicate e che raccontate. Noi almeno quando parlo per me non sapevamo dire una parola insieme agli altri, per la spigliatezza che il commerciale fa. Quelli di Pergola, quelli di Fabriano dormivano e la carta, allora abbiamo imparato più di quelli di Fabriano. La periferia che tenta sempre, no, di raggiungere il centro, cioè, lasciare un pochino per ringraziare. Complimenti ragazzi. Come abbiamo già detto prima, ci sarà un brindisi e una degustazione all'esterno della Summa, e noi lo chiamiamo Sotto le Querce, è conosciuto anche come Sotto le Querce, e ci sarà una degustazione di miele con formaggio e champagne. E il fine di tutto questo verrà fatta anche una foto che verrà consegnata come gadget per chi lo vuole, come foto di ricordo. Vi ringrazio a tutti.